A Castelbellino, frazione Scorcelletti, il via con grande successo alla 15ª edizione della Kermesse gastronomica e musicale. 6 serate ricche di tanto spettacolo, intrattenimento, attrazioni e prelibata cucina. Mercatini, musica e gastronomia, tre ingredienti che hanno fatto di questa manifestazione una formula assai vincente. Esatto, formula vincente che ci siamo inventati dal 2007 proprio per sostenere questa stupenda associazione. Associazione che si chiama Circolo Scorcelletti, nata circa 26-27 anni fa. Con le prime difficoltà economiche per il sostentamento ci siamo inventati, mi ripeto, questa manifestazione e in 15 edizioni, perché gli anni ne sono passati veramente 17 con 2 anni di stop Covid, come ricordiamo. In queste 15 edizioni è stato un crescendo continuo, ma sotto il profilo di affluenza economico, sotto tutti i punti di vista. Siamo un bellissimo gruppo, oltre 100-105 volontari per la precisione l'anno scorso, che lavoriamo e ci dedichiamo a questa bellissima cosa che serve per socializzare il quartiere ma l'intero territorio. Questa sera in particolare cambiamo un gruppo molto molto noto, arriva gente anche da Fermo, da Ascoli e un po' da tutta la regione. Spettacolo, musica, attrazioni, mercatini, abbiamo detto, uno svago per i più piccoli, insomma una kermesse adatta ad ogni età. Esatto, infatti per i più piccoli da venerdì sera avremo anche gonfiabili e laser game, se lo pronuncio bene non lo so, comunque ecco, anche per i ragazzini abbiamo trovato qualcosa. Ci sono delle bellissime bancarelle giù nella via Quintoreto. Cerchiamo di dare vita a questo quartiere. Aggiungo una cosa che non è sui nostri volantini pubblicitari, non finisce qui Scorcelletti, io lo chiamo Scorcelletti Estate, perché oltre a questi 6 giorni di kermesse continuiamo con 2 stupende serate di commedie dialettali con 2 compagnie, il Sipario e la compagnia La Venale di Cingoli, 30 e 31 luglio, e terminiamo la nostra estate con venerdì 2 agosto la cena sociale, che già abbiamo praticamente chiuso le iscrizioni, che siamo quasi a 400 persone. Sta andando molto bene, anche questa è la seconda serata e siamo rimasti meravigliati da questa affluenza che c'è, perché non ce l'aspettavamo proprio. C'è tanta gente e anche da fuori provincia viene. Si mangia bene, questo, quest'altro. Poi voglio ringraziare soprattutto tutti i volontari, dai più piccoli che hanno dai 7-8 anni fino a quelli più grandi che hanno 60-70 anni, e stiamo crescendo anno per anno. Danzando, protagonista di questa 15ª edizione della festa. Beh sì, allora veramente noi partecipiamo ogni anno a questa festa con molto piacere, visto che la nostra scuola si trova proprio qui a Scorcelletti, a 2 passi, e quindi le ragazzine sono tutte qui, insomma, della zona, e ci fa piacere contribuire a qualcosa per il nostro paese. Non è estate senza musica, non è estate senza Elena Cammarone. Ma io solo per questa cosa già ti voglio un grande bene, cioè una presentazione così, ragazzi, capita poche volte nella vita. Grazie, parto con una marcia in più stasera, io te lo dico. È la verità, quanta grinta, quanta energia ogni sera. Tanta, nonostante un'estate bella impegnativa, chilometri nord-sud, veramente giriamo tutta Italia, isole comprese, ovunque. Però devo dire che è un'estate veramente molto bella. C'è tanta gente in tutte le nostre serate, tanto calore, tanto affetto, proprio è una di quelle estati in cui questo pubblico ti fa sentire veramente che anche se sei un po' stanco sali sul palco, vedi il loro calore e ti passa tutto. Colgo l'occasione per ricordare che se venite nelle mie serate è uscito il mio ultimo CD quest'estate, si intitola Quanto amore sono...
14 canzoni, una più bella dell'altra. Vi aspetto, amici. Un bacione grandissimo da Elena Cammarone. Il palco ti aspetta ed è tutto tuo. Vado. C'è tanta gente questa sera. Anche questa sera sarà una serata piena di energia. Ciao ragazzi, vi aspetto. Buonasera ragazzi, ciao, scusate l'intrusione, cosa rappresenta per voi lavorare a questa festa? È soltanto non è un lavoro, ma è un momento di svago dove lavoriamo, ma soprattutto ci divertiamo per mandare avanti questo piccolo paese, ma che si trasforma in un grande paese durante queste manifestazioni. È un impegno importante che portiamo avanti ormai da 15 anni per tenere attiva la frazione e permettere un ricambio generazionale e dare un punto d'appoggio alle persone in pensione per il pomeriggio e un punto di ritrovo per tutti i ragazzi. È tutto lavorare qui, rappresenta famiglia, amore, amici, tutto, unisce il quartiere. Cosa rappresenta per voi lavorare a questa festa? Cosa rappresenta, signora? Tanto, è una tradizione che portiamo avanti da quasi 20 anni. E rappresenta tutto, il paese, la società, l'unione tra di noi, tutto rappresenta per noi. È una gran bella festa, quindi ci divertiamo, siamo tutti ragazzi, è uno spasso, dai, diciamo. C'è da lavorare, però è uno spasso. Innanzitutto è un'educazione, perché impari dalle persone più grandi di te, e è una quotidianità e è una famiglia, cioè creiamo una famiglia con persone che magari fino alla settimana fa nemmeno conoscevamo. Quindi amplifica l'amore che c'è in noi e comunque fa anche capire quanto si impegnano certe persone per poi arrivare a dei bei risultati. Condivisione, fratellanza, compagnia di età, famiglia.